momento. Il dardo ha risucchiato McKay e Catman! Non possiamo rischiare di farlo tornare sulla nave alveare! Dal materializzatore provengono due ordini di segni vitali. Ma nel generatore del Dart c'è rimasta energia sufficiente per rimaterializzarne solo uno. Cos'è successo? Sei stato risucchiato da un Dart. Dottor Beck? Questa non è Catman. Catman è ancora intrappolata nel Dart. Auricolare. È tutta una conseguenza dello shock della dematerializzazione. Catman non è intrappolata nel Dart. È qui dentro. Lui sa come tirarmi fuori da qui. Ma è evidente che non lo sa. Cosa? Sto parlando con lei. Allora, c'è qualcuno che sa darmi una risposta? Ecco quello che devi fare. Rodney? Noi dovremmo usare uno... Rodney! Uno dei nostri nuovi generatori e... Rodney! Rodney! D'accordo, che c'è? Smettila di ignorarmi. E tu smettila di farmi tutte queste domande idiote. È una vera e propria forza della natura. Nessuno degli ragazzi è riuscito a batterlo ed è un ex militare. Sì, ma non sulla Terra. Ma sono convinto che potrebbe esserci molto utile. Senta. Almeno ci parla, glielo chiedo per favore. D'accordo. E se dai caso che io ci viva lì dentro e mi ci trovo benissimo, è chiaro? Rodney, sta attento. Che ti? Senti, va tutto bene, vero? Sì, è tutto sotto controllo. Ecco, prima stavo soltanto... Parlando alla radio. D'accordo, adesso controlliamo se funziona. Allora accendi pure, ma dà energia molto gradualmente. No, aspetta, secondo me questi calcoli non sono corretti. Forse perché non li capisci. Allora ci vediamo domani. Sì, certo, ecco, io non vedo l'ora. Ma dove sono? Perché sono nudo? Non potremmo dormire ancora un pochino. Ma è quasi mezzogiorno, dove diavolo siamo? Nella mia stanza, il tuo materasso fa schifo. Quello è un materasso ortopedico, ora puoi spiegarmi come siamo arrivati qui? Io ho camminato mentre tu dormivi. Che cosa hai fatto? Dove sono i pantaloni? Guarda sulla sedia. L'ho già visto. Qui bisogna chiarire alcune cose. Perché ho le gambe a pezzi? Ieri sera ho fatto una corsetta prima di andare a letto. Io brindo a te. Ora basta così, questo è davvero ridicolo. Ridammi il mio corpo, dobbiamo tornare da lei. No, McKay. Roccia, forbice e carta, io sono la sinistra e tu la destra. Evviva, carta, batte roccia, andiamo via. No, noi... No. Cerca di controllarti, McKay. Ho saputo che il colonnello Shepard terrebbe ad averti nel suo gruppo. Sì, è così. Afferra, torci, gira, alza, poi... Finisci. Ci penserò subito. Ha assunto il controllo del suo corpo senza permesso. Lui non chiede il permesso quando assume il controllo. Ora basta così. Non hai mai pensato che io non avessi mai voluto entrare nella mente di una donna? Che succede? Rodney! Cos'è successo? Sei svenuto. Perché? Tutta questa dicotomia interna sta avendo effetti deleteri sulle tue funzioni vitali primarie. E questo non è bene. Gli scompensi dovrebbero aumentare di intensità e di frequenza. Uno di voi due deve lasciare il controllo. Il portale? Ma se noi interfacciamo uno dei cristalli del portale con il Dart, dovremmo avere un sistema stabile. Visto? Funziona. Un momento. Come ti senti? Oh no. Da questa parte? Ecco, un pochino più solo. E tu? Lo stesso. È bello riavere il proprio corpo. Immagino che ora vorrete restare un pochino da soli. Sì, ecco, in effetti non mi dispiacerebbe affatto riuscirci. Vale anche per me. Grazie. Bene, allora li dimetta al più presto. D'accordo.